Ciao a tutti, non so voi, ma io ultimamente mi sembra di sentire il nome Macaroons da tutte le parti. Sto diventando un po' ossessionata. Infatti, ho provato qualche volta già a farli. La prima volta non mi sono venuti bene, anzi, un poco duri, erano un poco duri. Però poi man mano sono riuscita a capire dove sbaglio e adesso ho la ricetta giusta e che vi farò vedere a voi. Vediamo gli ingredienti: mandorle tritate, zucchero a velo, cacao, e zucchero semolato, due bianchi d'uovo. E poi per la crema invece mi serve del cioccolato fondente e della panna. Se volete vedere le dosi esatte di tutti gli ingredienti, andate al mio sito francescasugarte.it e la troverete la ricetta scritta anche con tutte le dosi. Quindi iniziamo col prendere i bianchi d'uovo e a montarli a neve. Se sono della giusta consistenza, bisogna mettere la scodella al contrario. Quindi, infatti, l'uovo bianco non cade, quindi va bene. Aggiungo lo zucchero semolato. Di mandorle, mescolo dal basso verso l'alto. Naturalmente le mandorle e lo zucchero a velo devono essere setacciati e così anche il cacao. Continuo a metterle. Anche il cacao. E i macarons che andrò a fare oggi sono di misura piccola, quindi 3 cm di diametro. Io ho trovato questo bicchiere a casa che è di 3 cm lo metto dentro della farina, che può essere qualsiasi tipo di farina, tanto ci serve solo per fare dei cerchi tutti di uguale misura. Non so se riuscite a vedere, ma si sono formati dei cerchetti e questo ci aiuterà per cercare di fare i macaroni più uguali possibili. Quindi riempio tutta la teglia, metto il composto che ho ottenuto prima dentro il sac à poche e inizio a fare questi cerchetti. Adesso devono riposare per circa mezz'ora. Mentre aspetto che i gusci dei macaroni sono pronti, inizio a fare la crema. E metto il cioccolato fondente dentro il microonde per circa 30 secondi. Mentre metto la panna dentro un tegamino. Quindi sto facendo riscaldare la panna fino a quando, ecco, bolle un pochino e poi aggiungo il cioccolato. Continuo a mescolare fino a quando la crema diventa un po' solida. A questo punto la crema è pronta e la metto a raffreddare. Dopo mezz'ora i macaroni dovrebbero essere pronti. Per controllare se è vero, basta toccarli e vedete che il composto non si appiccica alle mani.
Quindi adesso li vado a mettere nel forno, a 150 gradi per circa 15 minuti, e li metto nella parte bassa del forno. Quando i gusci si sono raffreddati e anche quindi la crema è raffreddata, si può mettere un cucchiaino così sopra all'incirca. E quindi posso andare a mettere l'altro guscio così da questa parte. Quindi più ne farete, più precisi sarete, e anche nelle dimensioni. Ad esempio, questo a me mi è venuto un po' più grande, questo un po' più piccolino, però come dicevo, più ne se ne fanno, più facile è farli precisi. Ho visto anche che c'è chi fa delle confezioni in regalo, che sono molto carine. E poi io però adesso me lo vado a prendere con un bel caffè. Me ne prendo uno, anche perché come faccio se non a controllare se mi è venuto bene o no? Buono.